E allora ne abbiamo parlato, l'abbiamo citato questo libro e abbiamo qui la scrittrice Sandra Ceccarelli, anche insegnante di scuola media, e questo è il suo secondo romanzo, quindi eccola! Grazie. Grazie. Allora, il romanzo è questo, è il mio terzo, correggo un attimo. Terzo, sì, mi hanno scritto secondo. È presente, penso, anche il mio editore da qualche parte, che è Jean-Luc, grazie anche a lui e a Paolo. Allora, sì. Volevo solo dire che se qualcuno è interessato al libro, ci dovrebbe essere l'editore che ha portato un po' di copie del libro. Inoltre, in fondo, trovate dei CD che poi della canzone che Marco ha scritto appositamente, Marco Re ha scritto appositamente per noi, e in fondo è offerta libera, chi vuole lo può prendere, se non può mettere niente non metta niente, non c'è nessun problema. Scusami Sandra, grazie. Prego. Allora, Io Pagliatosta, come nasce? Nasce da un incontro, da una folgorazione. Più di Paolo, no scherzo, nel senso che Paolo De Luca è venuto alla presentazione del mio secondo libro e ha parlato con me, mi ha detto: io ho bisogno che tu metta per iscritto una storia, io te la racconto, poi dopo ne fai quello che vuoi, vediamo. Mi ha raccontato la storia di un papà e di una mamma che vanno lontano lontano per avere i loro bambini. E mi ha raccontato che quando tutto avrebbe potuto andare bene, perché i bimbi avevano un papà, avevano una mamma, in realtà sono iniziati i primi problemi, perché si è scoperto che un bimbo aveva appunto questo disturbo, la ADHD. Ora, Io Pagliatosta non è ovviamente una biografia, è un romanzo, però in questo libro sono trattati tanti temi. Quello principale è l'amore, come diceva prima il sindaco. Ci sono varie forme d'amore, l'amore dei genitori per i figli, l'amore, l'affetto nei confronti degli amici, la voglia di riscatto, la voglia di essere ascoltati di questi ragazzi che si trovano in difficoltà. È un bambino che urla, quello della copertina, un bambino che ha bisogno di essere ascoltato, perché noi li vediamo, i ragazzi ADHD, ma in genere vengono scansati. I ragazzi ADHD, io sono un insegnante, qualcuno dovrà pur farlo, ma insegno alle medie. Molto spesso i ragazzi ADHD non è che godano di tanto successo, Maria Luce, vengono accantonati, vengono messi un po' da parte, non vengono invitati ai compleanni, non vengono invitati alle feste. Si litiga nella chat delle mamme perché molto spesso attaccano anche fisicamente, non sono proprio amabili. Non sono amabili per quale motivo? Perché, come è stato detto prima, hanno problemi di autoregolazione, non riescono ad aspettare, non riescono ad aspettare il loro turno di parola e non hanno anche filtri. E allora questo libro nasce anche da un'esigenza che è profondamente mia e profondamente di tutti gli insegnanti che fanno con coscienza il loro lavoro, cioè quello di sdoganare un disturbo che è conosciuto soltanto in determinati settori. La stragrande maggioranza degli insegnanti deve essere formato a fondo, che non si può trovare nella giungla e non sapere da che parte poi muoversi, cosa fare, come fare, perché prendere in carico un ragazzo o una ragazza ADHD significa accettare, ma quello è il minimo, accettare e amare quel ragazzo e quella ragazza, così come facciamo con tutti gli altri, con le loro unicità. Non è semplice, chi l'ha detto? Voglio dire, non è semplice, perché sono molto spesso dei disturbatori, si alzano, non possono stare fermi. Tante volte posso raccontare una cosa un po' così. Ai consigli di classe sentivo alcuni colleghi che dicevano: sì, vabbè, però questo non riesce a stare fermo. Ma va, non riesce a stare fermo perché è ADHD. Sì, ma questo è sempre distratto, guarda, gioca con la penna. Sì, questo è lui,
questa è lei. In realtà io ho un sogno, Maria Luce, che è il sogno forse di tutti voi che siete qua. È che la scuola, noi che ci lavoriamo, voi come genitori, tutta la comunità educante, deve cambiare la società. È la scuola che cambia la società, non il contrario, ricordiamocelo sempre. È questo, è questo. Vi dico... Ne so qualcosa, sono figlia di un preside. L'ultima cosa, poi lascio lo spazio agli altri relatori. Tutti i diritti d'autore vanno all'AIFA ODV. Quindi è vero che è una piccola cosa, ma tante tante gocce, come diceva qualcun altro, riusciranno magari a fare qualcosa. Questo è un libro dell'amore. Aiutiamo l'AIFA. Grazie. Ecco, quindi quante volte abbiamo parlato di amore, quindi grazie, sì. Sandra. Grazie, Sandra.